come avevo vaticinato quando tutti si strappavano i capelli per la guerra, l'inflazione, i tassi, eccetera, eccetera, le borse sono ora in salita euforica, come appunto avevo vaticinato. Ora, in teoria, basterebbe comprare e aspettare, ma in realtà la maggioranza di voi alla fine si troverà con un capitale inferiore a quello col quale aveva iniziato. È garantito che è così. Succede sempre così. È storia, è esperienza, capita sempre così. Perché succede? Ci sono molte ragioni, ma quella più semplice è che non tutti i titoli sono nati uguali. La deviazione standard dei rendimenti è molto, dei singoli titoli è molto ampia e la probabilità quindi di individuare un chiodo non è per niente bassa, non è per niente irrilevante, anche se si saprebbe piuttosto bene come ridurla questa dispersione, questa deviazione standard. Una delle ricette più praticate per beccare un chiodo sono i truismi, i cosiddetti truismi, che sono ampiamente diffusi fra i gestori professionali. Tipo, se c'è guerra, i bilanci dei fabbricanti di armi saranno buoni e quindi le loro azioni saliranno. Nella riunione dei Caimani del 18 febbraio prossimo 21 mostrerò che in questo momento ci sono bilanci dei fabbricanti di armi che sono splendidi, e altri che sono assolutamente pessimi. Per cui, diciamo, questi truismi funzionano come vogliono, cioè nel senso che non funzionano affatto. Viene in mente un film di, mi pare, con De Niro, che era lui ed un suo collega erano usciti dal carcere e dicono: ma noi mettiamo su un autolavaggio perché la gente avrà sempre bisogno di lavare la macchina. Ecco, questo è un truismo, cioè è vero, però perché l'autolavaggio renda profitti, ci sono un certo numero di condizioni da soddisfare: quanto costano le macchine, dove le mettiamo, quanto faremo pagare per ogni prestazione e via di seguito. Quindi non tutti i titoli sono nati uguali. La seconda ragione per cui la maggior parte di voi perderà soldi, lo dico con molto dispiacere, è quella di non liberarsi immediatamente del chiodo, una volta che lo si è comperato, mediante l'uso di uno stop loss che però deve essere calcolato professionalmente, non può essere uno stop loss così alla spera in Dio. E quindi, diciamo, non rispettare lo stop loss perché si spera che il titolo è sceso ma si ravveda. Il tutto viene, diciamo, aggiunto all'insana pratica di vendere un titolo che sta guadagnando nel timore che cambi direzione, che è un timore che c'è sempre, no? Evidentemente. Stiamo guadagnando molto su un titolo, abbiamo paura che cambi, che vada smetta di andare verso nord e incomincia ad andare verso sud, e quindi, diciamo, mette in pericolo i profitti che stiamo già facendo. Ecco, per esorcizzare un cambio di direzione basterebbe aumentare lo stop loss ogni volta che c'è un incremento notevole di prezzo, con calcoli però fatti in maniera professionale, non anche questi, non alla spera in Dio. E aumentando lo stop loss, quindi si proteggono i profitti fatti fino a quel momento e si evita di riempirsi il portafoglio di chiodi. Il terzo motivo è il timing, l'incertezza che fa sì che la maggior parte degli appassionati aspetti troppo a decidersi e inevitabilmente entri, mettiamo in una parte, la parola giusta, inevitabilmente entri quando, scusate, mi danno fastidio gli errori di battitura, entri quando ormai tutto il denaro che poteva entrare in borsa è già entrato, e da quel momento in poi il mercato non può fare altro che scendere perché non ci sono più soldi per tenerlo su. I soldi, per, diciamo, che entrano in borsa sono sempre una parte
un ammontare, diciamo, preciso, fisso, cioè non fisso ma preciso. Ogni volta è diverso, ma ogni volta però diciamo preciso, nel senso che non è che può entrare tutto il denaro del mondo entrare in borsa. E anche se fosse tutto il denaro nel mondo, sarebbe comunque un ammontare limitato. Per cui purtroppo, lo dico, ripeto, con dispiacere, succederà, non potrà non succedere. Per tutti questi motivi, sostanzialmente per i motivi che ho detto, non è che ce ne siano poi tanti altri, poi sì, insomma, c'è la capacità di orientarsi nei titoli, la capacità di valutare i bilanci, di valutare i grafici, certo, è tutto quello che fa di un amatore lo fa essere un professionista o comunque un semiprofessionista. Per cui la maggior parte degli appassionati, ma anche molti professional, perderà invece di guadagnare. E sui professional basta andare a vedere le statistiche pubblicate sul web di tutti i fondi comuni di investimento, di gestione patrimoniale, eccetera, e vedete che non siete i soli ad avere delle difficoltà. Bene. Volevo dirvi queste cose e vi auguro un buon lavoro.